Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi con Metropolis. Insieme vediamo le notizie, le curiosità dal web. Tra poco i nostri ospiti in studio, apriremo i telefoni, WhatsApp alla mano per parlare con voi di tutti i principali argomenti del giorno. Andiamo ad approfondire online il Corriere della Sera. Vediamo in aggiornamento la news che ha visto lanciare dei droni kamikaze sul centro di Kiev. Diverse esplosioni stamattina nel centro della città. Stop relazioni con Israele se da armi a Kiev, queste le parole. Attacco coi droni kamikaze, l'Iran, gli Shahed 136, come funzionano? Appunto, pare che questi droni che vedete nell'immagine siano piccoli, poco costosi, ma molto efficaci nella loro terribile funzione. Ecco, fidanzati, fratelli, padri, figli, quelle famiglie divise e finite su opposte trincee, un po' quello che sta capitando a Kiev e nella guerra Russia e Ucraina, che continueremo a seguire e approfondire. Intanto anche il governo merita approfondimento, perché si sta formando con tutti i dettagli del caso, tra cui retroscena. Ci lasceremo tutto alle spalle. Tra pochi giorni il governo Berlusconi sente Meloni e oggi va da lei. E il ruolo di Pier Silvio e di tutti quelli che stanno cercando di mediare una situazione che abbiamo seguito e continueremo ovviamente a seguire insieme. Comunque niente di male se il Cavaliere viene da noi. Sulla qualità non cediamo, queste le parole di Donzelli di Fratelli d'Italia, perché sulla formazione della nuova squadra di governo continueranno a parlare, e c'è questa visita che ovviamente sta attirando l'attenzione in modo particolare di Silvio Berlusconi, che andrà proprio dalla Meloni a parlare nuovamente. Tutti i numeri del governo, i 8 ministri, 23 ministri, tecnici d'aria per risarcire i partiti, alla salute Bertolaso, Moratti. Quindi il nodo più difficile di questa trattativa è proprio quello, ormai lo sappiamo, della giustizia. Berlusconi insiste per un esponente di Forza Italia, Meloni punta su Nordio, per Casellati spunta l'ipotesi dell'università. Le politiche 2022 fanno anche e ci lasciano dei focus di dibattito un po' extra governo, e sono le cose che stanno accadendo. Per esempio questa giornalista che avrebbe criticato non soltanto Fontana ma anche la moglie, postando anche la foto di una minorenne, della figlia, dicendo che chi si accompagna ad un politico con le sue idee è comunque connivente. Il colpo di fulmine le nozze con Doppio Rito, allora chi è? Visto che è stata tirata in ballo la moglie di Fontana, chi è Emilia Caputo e tutto il gossip della politica del caso. Crosetto per l'esecutivo: Silvio tiri fuori dei talenti, la sua visione serve a questo. Lasciamo un attimo da parte il governo, ne parleremo poi insieme anche durante la puntata. Francia, Lola torturata a 12 anni e trovata in un baule, l'arresto di una clochard argentina di cui Parigi non parla. Voci terribili sul traffico di organi per quanto riguarda questa notizia, che ha dell'agghiacciante e che continuerà a darci delle indiscrezioni. La pista però privilegiata è l'atto insensato, anche se la destra sta attaccando e dice che il governo vuole mettere a tacere la vicenda per la nazionalità dell'assassina. Sta di fatto che continueremo appunto ad approfondire la cosa. Fornitore taglia il gas a 300 palazzi, questa è una delle situazioni emblematiche di questi giorni. Che cosa sta succedendo? Iniziano ad essere tagliate le forniture, quindi c'è da capire insieme questa crisi energetica, con un eventuale tetto per 3 mesi da parte dell'Europa, che cosa comporterà. Dalla Repubblica ancora in diretta l'attacco su Kiev con i droni kamikaze, uccisa giovane famiglia in attesa del primo figlio, e appunto la strage anche dei soldati in caserma per quanto riguarda la Russia. La mobilitazione di Putin scatena l'odio etnico, trovato anche impiccato il responsabile del reclutamento, e quindi non si fermano le notizie che ci fanno rabbrividire. È morta la mamma di Stefano Cucchi, Rita Calore, si è arresa per andare a riabbracciare il figlio mai perduto. Queste le parole dell'avvocato sui social network che appunto hanno visto dare la notizia proprio da parte sua su questa scomparsa. Allarme Caritas, in povertà assoluta 5,6 milioni di persone, massimo storico.
inflazione per chi può spendere meno è 4 punti più alta, quindi dalla Caritas un allarme sulla povertà assoluta. E intanto le previsioni che farebbero ben sperare, visto anche questi giorni in cui non si sa più davvero come vestirsi, perché la mattina fa fresco, poi neanche freddo, la sera ancora torna un po' di frescura, invece al pomeriggio fa caldo, la cosiddetta ottobrata. Le previsioni fanno ben sperare per il caro energia, un inverno meno freddo della media chiaramente aiuterebbe per quanto riguarda questa situazione del caro energia che noi tutti conosciamo. Da Milano Repubblica un veloce focus anche sulle zone della Lombardia, l'aula bunker, Ruby Ter, la difesa di Silvio Berlusconi ha solo aiutato le ragazze da alcune tentativi di ricatto su cui non si è indagato. Quindi ancora Ruby Ter tiene banco nella home page di Repubblica Milano. E poi il caso madre 98enne e figlio 77enne trovati morti in casa Cinisello Balsamo, da alcuni giorni non rispondevano al telefono. Rimaniamo in zona perché da Sesto San Giovanni un incendio all'ospedale multimedica, preso il piromane, a fuoco un cestino dei rifiuti nel pronto soccorso, e questo è quello che poi è accaduto. Rimaniamo nella zona milanese con il giorno Milano e un allarme di cui parleremo a brevissimo. Scuole smog, la metà degli studenti esposta a concentrazioni fuori legge. Proprio in questo periodo in cui si continua a parlare anche di area B, di Sala che dice in Italia tutti ambientalisti ma solo alla macchinetta del caffè. Nebbia e smog in pianura padana, ci sono queste foto satellitari che annunciano l'inizio dell'autunno, e proprio per quanto riguarda lo smog c'è un metodo che ci fa vedere zona per zona di Milano e quante concentrazioni e eventuali danni poi anche alla salute che ne derivano. Infine Milano, borseggiatrici in metropolitana, arrestate due minorenni in centrale, sono accusate di aver rubato 1000 euro a una trentenne indiana che le ha seguite e bloccate insieme ai dipendenti ATM. Una complice, ventenne incinta, è stata denunciata. Si apre così la giornata di Metropoli, se ne parliamo dopo la pubblicità con i nostri ospiti e voi da casa, tra poco. Rieccoci in studio con Metropolis. Allora, ben ritrovati a tutti, ben ritrovato a Samuele Piscina, grazie di essere qui. Grazie a voi per l'invito. Consigliere comunale di Milano per la Lega. Oggi abbiamo proprio un materiale anche tuo, diciamo, di tua pertinenza al 100% di cui parlare. Purtroppo. Piacerebbe non averlo. All'ordine del giorno in realtà partiamo proprio da un titolo che è abbastanza emblematico. Milano ha paura, altre aggressioni in centro, ovvero cosa sta succedendo? L'ultima notizia che ho letto nella rassegna stampa non era appunto preventivata nella giornata di oggi: borseggiatrici in metropolitana Milano, arrestate due minorenni in centrale, tra l'altro sono minorenni, una complice che è ventenne e anche incinta, è stata denunciata anche lei, e hanno rubato una trentenne indiana. Tra l'altro sono intervenuti non soltanto questa stessa ragazza, ma anche le forze dell'ATM che ancora una volta sono state chiamate a occuparsi della sicurezza. Poi arriveranno anche i nostri altri ospiti, quindi avremo anche una controparte ovviamente. Però intanto sentiamo tu, il tuo parere su tutto questo. Ma purtroppo sono personaggi che sono conosciuti e che puntualmente vengono magari presi, dopodiché come dire, rilasciati perché è incinta, perché è minorenni, perché ogni giorno ce n'è una. Diciamo che le denunce a loro carico sono numerose. È chiaro che è un sistema, quello italiano, che non funziona, ma è un sistema anche quello milanese che non sta funzionando, nel senso che non si capisce. Adesso, per carità, io spezzo una lancia nei confronti del personale di ATM, che ha anche personale della security, ma che ovviamente non ha poteri di polizia, quindi è chiaro e evidente che loro non è che possono arrestare e portare dentro queste delinquenti, perché non saprei in che altro modo chiamarle, e quindi trattenerle come se avessero poteri di forza pubblica, per intenderci. Nello stesso momento però queste persone non dovrebbero più avere accesso
all'interno della metropolitana, bisognerebbe garantire che non possano entrare in alcun modo. Detto che bisogna sicuramente cambiare i tornelli, perché i tornelli quelli a giro non funzionano e anzi permettono l'ingresso anche solamente col salto del tornello, famosissimo sport olimpico ormai, abbiamo chiesto le Olimpiadi a Milano anche solo unicamente per quello, anche se sono quelli invernali, ma cercheremo il modo per inserirle. Una volta avevo il biglietto valido, non c'era il controllo, non c'è stato verso effettivamente di entrare, neanche no, un gatto riesce a passare. No, no, negli altri è veramente impossibile, a meno che però ci sono anche quelli che spingono dietro in modo tale da entrare insieme, perché certo, c'è anche quella disciplina che non è ancora all'interno delle Olimpiadi, ma ci manca poco, sarà riconosciuta a breve solo quando arriveranno a Milano, però sicuramente è un qualcosa che aiuta, senza ombra di dubbio, però poi ci vogliono più controlli da parte sicuramente delle forze dell'ordine, che però hanno i numeri che hanno, e tra l'altro noi stavamo facendo le assunzioni, avevamo sbloccato le assunzioni con Salvini quando è ministro all'interno, dopodiché quando è caduto quel governo lì della Lega e Movimento 5 Stelle è andato tutto nell'oblio più totale e le assunzioni sono più fatte. Ecco, sicuramente il nuovo governo avrà il compito di riattivare quelle che sono le assunzioni all'interno delle forze dell'ordine e di mandare un cospicuo numero a Milano, ci mancherebbe altro. Dopodiché però c'è anche un tema legato a quella che è la polizia locale, perché questi qui sono compiti più che altro amministrativi della polizia locale, che dovrebbero controllare che le regole del comune di Milano vengano rispettate, oltre ad avere potere anche di allora, forza pubblica. Allora ti fermo un attimo, perché ovviamente questa è una frase importantissima, ma siccome sta per arrivare l'assessore alla sicurezza Granelli, vorrà sentirle anche lui, perché immagino che avrà un suo parere, li riproponiamo tra poco. Intanto proviamo a dare voce al telespettatore, sentiamo chi parla. Pronto? Pronto? C'è qualcuno in linea? Non vi sentiamo, ne approfittiamo però per ricordare a tutti voi che io ho questo bellissimo timer che chiamiamo in tanti, io perché ci litigo quotidianamente, però è efficace perché riusciamo effettivamente a far parlare. Però non essendoci la controparte non possiamo utilizzarlo. No, non è per la controparte, non è per la controparte. Ah no, per i cittadini. No, piscina, tu hai parlato qualche minuto, non è che posso far parlare 30 secondi. È per i nostri telespettatori perché riusciamo effettivamente a sentirne molto di più e tanti... ovviamente in più che hanno qualche cosa da dirci a riguardo. Tra l'altro, visto che ci dobbiamo aggiornare anche sugli avvenimenti del weekend, perché è lunedì, prego, ragazzi picchiati e accoltellati dal branco senza motivo, la folle aggressione all'alba di domenica in via Panfilo Castaldi. Questa è una delle notizie che si aggiunge per esempio a quella che vuole, appena esce di cella prima picchia la compagna e poi la vuole sfrattare. È tornato in libertà un uomo che poi ha denunciato la sua stessa compagna che aveva picchiato con in braccio la bambina per aver occupato la casa che in realtà era quella dove abitavano insieme. Insomma, abbiamo aggiunto qualche tassello e ringraziamo ovviamente per essere qui Marco Granelli, assessore alla sicurezza a Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Telenova ha dei corridoi un po'... No, sono io in giro. Un po' poco semplici, però dicevamo Milano ha paura. Io ho dato la parola a Samuele Piscina che ci ha un po' rappresentato quella che è la situazione attuale, ovvero che i dati ci dicono che tutto sommato Milano non è poi una città così tanto violenta, con tante aggressioni, però poi i dati di fatto e le notizie di cronaca che continuamente leggiamo ci danno altri riscontri. L'ATM ha protestato, notizia di oggi, ancora una volta un uomo di ATM insieme a una ragazza è riuscito a fermare due borseggiatrici, però sono minorenni, una incinta, quindi sono state denunciate, ma poi non si saprà un po' come va a finire. Che ci dice? Sì, come diceva lei, i dati sono di un trend di diminuzione dei reati, questi sono i dati ufficiali, dati appunto dalla prefettura, devo dire in linea con le principali città italiane, noi abbiamo meno 12%. Questo però non deve farci abbassare la guardia, cioè di fronte a questa situazione noi dobbiamo lavorare perché ogni singolo episodio deve essere seguito con attenzione e poi
all'interno dei numeri si evidenziano alcune situazioni che noi poi riscontriamo anche dal rapporto con la realtà e con il lavoro che facciamo ogni settimana. Il mercoledì lavoriamo con questura, prefettura, cioè vuol dire con polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, proprio per lavorare sulle singole situazioni. Si prende in esame il lavoro della settimana e si programma la successiva. E quindi abbiamo alcune attenzioni, diciamo, in modo particolare c'è il tema dell'aggressività che si è diffusa soprattutto in ambito giovanile e negli spazi aperti. Milano è una città che è cresciuta moltissimo, è cresciuta molto anche con attività all'aperto, sia la movida intesa classicamente, ma comunque in generale la capacità di Milano di attrarre persone, e all'interno di questo chiaramente diventa anche un obiettivo interessante per chi vuole fare atti illegali, soprattutto scippi, furti e cose di questo tipo. Su questo noi abbiamo un'azione condivisa, abbiamo rinforzato, abbiamo fatto una richiesta al Ministero dell'Interno che il precedente governo ha portato a Milano 255 poliziotti e carabinieri in più che sono arrivati tra marzo e agosto, e sono stati impiegati in strada prevalentemente, soprattutto nelle attività serali notturne. Come polizia locale abbiamo assunto i primi 108 nuovi agenti ufficiali quest'estate. Sì. E continueremo, a novembre ne assumeremo altri 120 e via di questo passo, proprio perché dobbiamo potenziare il controllo. Ma questo non basta, poi ci vuole tutta un'attività. Lei giustamente faceva riferimento a quegli episodi in metropolitana, no? Noi facciamo. Sì. Adesso arriviamo anche, certo, a quelli. Ne approfitto un attimo per salutare in collegamento Skype Enrico Fedrighini, consigliere comunale, ambientalista, lista civica Beppe Sala Sindaco. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno. Un saluto calato a tutti. Proprio nell'ambiente al 100%. Prego, non ho sentito bene. No, ho detto, la vediamo con un bello sfondo bucolico. Sì, bucolico, perché sono una mattinata un po' complicata tra vari spostamenti, quindi mi sono fermato un attimo in un posto un po' tranquillo. Ma è Milano. Milano, Piazzale Lotto, guarda, sono qui davanti al Lido. Ecco, Piazzale Lotto è anche una delle zone, no, che poi viene considerata la sera un po' pericolosa. Allora, proviamo a sentire anche i telespettatori e poi torniamo da voi. Pronto? Signorina, buongiorno, Pagani. Buongiorno Pagani, ben trovato. Mi permetta di dire che in 30 secondi non si riesce a completare il discorso, per cui mi limiterò a dire che Milano è diventata una casma grazie alla Lamorgese e a 10 anni di sinistra. Tutto lì, la ringrazio e buongiorno. Grazie Pagani. Vedi che però nella lamentela è stato super efficace, se ne ammette ne 14, eppure ha dato un concetto bello forte e chiaro. Piscina. Sì, un concetto forte e chiaro che conosciamo bene. Diciamo che le politiche di finta accoglienza che si sono, come dire, portate avanti negli anni precedenti hanno condizionato sicuramente anche la città di Milano, ma dal punto di vista sociale è innegabile la cosa. Basta andare in stazione centrale, intorno alla stazione centrale, per dire un luogo su tutti, e vedere comunque la situazione di degrado, di abbandono che c'è con i dormitori a cielo aperto. Abbiamo fatto tra l'altro con l'assessore Granelli, dopo che avevo segnalato anche numerose volte in via San Martini, fondo San Martini, che diciamo è il prolungamento della stazione centrale, la sopraelevata della stazione centrale, degli interventi poche settimane fa, che tra l'altro non sono neanche stati risolutivi, sono passato anche ieri, c'erano ancora sotto il ponte. Lo faccio presente, serve anche per segnare la trasmissione all'assessore Granelli, e mi sembra abbastanza evidente che il problema non si possa risolvere sicuramente solo con uno spostamento sporadico, ma ci sia un problema causato anzi da quelle che sono delle politiche fallimentari portate avanti, perché l'accoglienza non si può fare dicendo venite tutti, non vi preoccupate, c'è posto a Milano, come è stato fatto tra l'altro da Sala all'inizio del precedente mandato, che ha causato poi questa situazione. Il concetto del cittadino magari è un po' forte, è un po' diretto, però dal punto di vista sociale è un problema avere persone che arrivano qui, che rimangono all'esterno senza far nulla e che di conseguenza dormono per strada, creano sicuramente degrado, anche se ci sono le strutture, perché bisogna sottolinearlo, le strutture ci sono, però bisogna fare in modo che queste persone vadano nelle strutture apposite e comunque possano vivere in modo accogliente e decoroso
anche, perché poi parliamo di decoro, persone lasciate in mezzo a una strada, sotto la pioggia, il gelo d'inverno, sicuramente non è decoroso neanche per loro. Allora lascerei l'assessore Granelli rispondere a questa considerazione di piscina, chiedendo anche se in questi ultimi anni in realtà la delinquenza non è poi così legata al fattore immigrazione. Sono due cose da prendere in maniere distinte, oppure ancora ci troviamo? Ma i due fenomeni sono distinti. È chiaro che una parte dell'immigrazione, devo dire minoritaria, perché i numeri poi che abbiamo sono che la stragrande maggioranza delle persone immigrate nel nostro paese fortunatamente lavorano, anzi c'è una domanda di lavoro notevole, se uno esce la sera va nei locali, per dire, la maggior parte delle persone che lavorano nei locali oggi sono non di nazionalità italiana, ma questo è solo un esempio, ma Confindustria continua a dire che ci vogliono politiche migratorie serie, cioè la politica migratoria che noi abbiamo con una legge che fece il centrodestra è una politica che dice chiusura su tutti i fronti. E mentre invece altri paesi europei, prendiamo la Germania ad esempio, fanno politiche legate a indicazioni di qual è il fabbisogno anche lavorativo che abbiamo. Allora noi abbiamo bisogno di avere persone che vengano a lavorare perché molti dei lavori che facciamo oggi gli italiani non li fanno più, che vengano a lavorare, che permettono alle nostre imprese di lavorare bene, e però di poter lavorare in maniera decisa su invece quelle situazioni di irregolarità. Allora è chiaro che se noi blocchiamo tutto, l'unico modo per venire è quello illegale, dopodiché succede quello che abbiamo. Per questo noi crediamo che ad esempio sui figli delle persone immigrate bisogna avere la giusta cittadinanza, come avviene in tutta Europa. Non è che stiamo immaginando delle cose strane, anzi siamo noi strani rispetto ad altri, proprio per dire dobbiamo lavorare, perché non è immigrato insicuro, c'è l'immigrato che lavora ed è perfettamente integrato e c'è una minoranza di immigrati, e noi dobbiamo agire su questo perché è quella più evidente. E il lavoro che facciamo anche per strada, noi abbiamo chiuso in questo anno di lavoro, abbiamo fatto 10 interventi di chiusura definitiva di luoghi di abbandono. Cito Viale Molise per intendere, dove c'era l'ex macello pieno di gente. Noi abbiamo fatto un'operazione vera, non spostando come era abitudine della destra fare, ma lavorando in maniera precisa e riuscendo a trovare delle risposte e delle pene sicure. Certo, abbiamo bisogno di un lavoro più approfondito col tribunale, perché chi sbaglia deve avere la certezza della pena. Ecco, su questo ci ritorniamo. Arrivo da voi da casa, Federichini, in collegamento, leggo un messaggio. Anche Piazzale Lugano, dove io abito, zona semicentrale ma sembra periferia estrema, andrebbe riqualificata. E poi un altro messaggio: perché Sala si ostina a non volere l'esercito a Milano? Ne avremo veramente bisogno. Allora io non credo che Milano abbia bisogno di un esercito, nessuno nega che ci siano dei problemi da affrontare, non mettendo la testa sotto la sabbia come ha fatto il centrodestra pensando di mettere la polvere sotto il tappeto, ma affrontando dei problemi che ci sono. Io penso che il consigliere Piscina si renda conto che Milano si trova nel pianeta Terra, dove ci sono fenomeni di crescente impoverimento, fenomeni di crescente migrazione, per cui o facciamo finta di non vederli, o se ci sono non possiamo che vederli, affrontarli senza nessun tipo di giustificazione verso nessuno. Ci sono delle regole, c'è una situazione in cui dobbiamo garantire accoglienza nel rispetto di queste regole. Certo che, come diceva la prima domanda dell'ascoltatore, il tema della sicurezza si coniuga non con l'esercito in un paese civile, ma col bisogno della riqualificazione, del riuso e della regolarizzazione degli spazi, della qualità degli spazi aperti, gli spazi pubblici, gli spazi abbandonati, i vuoti urbani, i luoghi dove la gente non frequenta, rischiano di diventare quelli sì luoghi di degrado, di abbandono, di attirare. Soprattutto questo è un fenomeno che credo l'assessore Granelli possa confermare, si è particolarmente acuito dopo il lockdown per fenomeni di varia natura, che adesso probabilmente non abbiamo neanche la possibilità di affrontare in pieno, ma c'è stata sicuramente un'esplosione di
rioccupazione, di bisogno di riprendere lo spazio pubblico, molto spesso non nel migliore dei modi. Quindi va fatta una risposta che ha più livelli, con più settori, ma per cortesia l'esercito lo lasciamo, soprattutto in questo momento parlerei meno di esercito e più di, come dire, convivenza civile. Allora andiamo anche dal telespettatore a casa. Pronto, chi parla? Pronto? Chi abbiamo in linea? C'è ancora? Tra l'altro vorrei darvi anche un ulteriore dato di discussione, nel senso che è vero che un tempo era la periferia, la zona pericolosa. Noi, facendo la rassegna stampa, in realtà adesso stiamo leggendo tutte notizie in cui le aggressioni avvengono in centro. Prima, se mia figlia per esempio mi avesse detto vado in Cascina Gobba di notte, avrei detto no, guarda, ti accompagno io. Adesso, anche se mi dicesse vado a piedi da sola in centro, avrei un po' paura, forse perché, come diceva il questore Petronzi, c'è anche maggiore aggressività proprio dei minori, queste cosiddette e non forse giustamente baby gang. Ma sicuramente sì, c'è più aggressività da parte dei baby gang, però partiamo da un presupposto. Adesso, al di là delle notizie che possono uscire, Milano ha un problema evidente di sicurezza, tanto che da tanti, troppi anni è in cima alla classifica del Sole 24 Ore come città più sicura d'Italia, e nascondere la cosa sotto un tappeto non giova assolutamente nessuno, tanto che l'assessore lo sa, ho chiesto più volte al sindaco e a lui di presentare un piano straordinario sulla sicurezza. Io sono sempre in attesa di ricevere questo piano, ma i dati parlano da soli, cioè non c'è bisogno di nascondere la cosa e di dire no, vabbè, è solamente una percezione, come per troppo tempo purtroppo è stato fatto. Detto che alcuni reati sono in diminuzione, ma molti altri sono in netto aumento, e soprattutto i reati predatori, le aggressioni, gli stupri. Milano è la capitale praticamente degli stupri in Italia, e la cosa è ovviamente molto preoccupante per chi ha per i cittadini, diciamo, che non mettono sotto il tappeto il tema, mettiamola così. Dopodiché, al di là di centro periferia, non c'è centro periferia, sei più insicuro in centro, sei più sicuro in periferia. Io penso che Milano si è insicura a prescindere da quella che sia la zona, l'abbiamo visto anche con i fatti di Capodanno, sicuramente influiscono le baby gang. Mi preme sottolineare che purtroppo la politica invece che si sta facendo a Milano è quella dello spostamento e non quella della risoluzione del problema, e San Martini è l'evidenza proprio di come si sta adoperando a Milano, purtroppo. Allora, bisogna adottare dei piani che siano più seri, fatemelo dire. Gli agenti, va bene, sono arrivati 100, ma se gli altri 400 arrivano entro il 2025, come scritto nel DUP, e non l'ho scritto io il DUP perché c'è scritto nel DUP, entro il 2025 vuol dire aspettare altri 3 anni, signori. Allora, so che Granelli ovviamente, come Federighini, hanno ancora qualcosa da dire, anche perché noi dobbiamo anche affrontare degli argomenti come l'impennata di smog, correlato o meno anche ad area B, area C, e leggervi i messaggi anche degli telespettatori dopo la pubblicità. Rieccoci con Metropolis. Allora, come anticipato, vi leggo un messaggio e poi andiamo alla telefonata. Il 99% degli atti di stupro, di furti, sono causati da immigrati, quindi maggior controllo da parte della polizia, assolutamente necessarie pene più dure. Inoltre, quando si diceva che il lavoro alcuni italiani non lo fanno, è perché l'italiano non vuole essere sottopagato. Perché continuare a negare che Milano, purtroppo, come tutte le nostre città, è diventata violenta? Ma la stragrande maggioranza dei reati alle donne purtroppo avviene in casa e avviene nei legami familiari. Questo è un grave problema, e difatti abbiamo anche noi della Polizia Locale un'unità specializzata che fa un grande lavoro e permette di agire appunto attraverso il meccanismo soccorso rosso, che vuol dire l'intervento immediato, aiutando la donna anche a fare denuncia e ad essere da subito tutelata, e non solo quando poi c'è l'evidenza o la risoluzione del processo, proprio per riuscire a proteggere, e proteggere soprattutto in quelle situazioni dove l'aggressore spesso è uno conosciuto, è una persona con cui si ha legami e che quindi può colpire più facilmente. Quindi questo per noi, appunto, abbiamo un'unità apposita che lavora e all'interno di una relazione. L'altro aspetto sugli stranieri, vabbè, ho già detto prima, non mi dilungo, ma vorrei capire rispetto anche alla domanda che veniva posta prima dei militari, giusto per chiarire, noi
vogliamo più poliziotti e carabinieri, perché per la sicurezza urbana, per fare le denunce, per fare gli arresti, per fare cose, servono poliziotti, carabinieri, guardie di finanza. Anche la polizia locale può fare, certo, certo, difatti le fa. E se hai visto i numeri che abbiamo presentato, abbiamo fatto, siamo la città d'Italia che ha fatto più DASPO, e i DASPO vengono fatti e messi dal questore su richieste, proprio attività della polizia locale, che è proprio operazione di sicurezza urbana, quindi per dire, e di arresti ne facciamo, tra l'altro anche in metropolitana. Purtroppo oggi poi, come dicevo prima, bisogna lavorare con i tribunali e con il sistema della pena, perché se abbiamo un sistema della pena che purtroppo fa acqua, è una recidiva al 75%, cioè vuol dire che uno che va in carcere poi, o anche che viene denunciato eccetera, torna delinque nel 75% dei casi, cioè vuol dire che su 4 o 3 tornano delinque. Se noi non agiamo lì, svuotiamo il mare con un cucchiaino, cioè arrestiamo e poi rimettiamo. Quindi noi crediamo su questo, devo dire, il Tribunale di Milano è un tribunale che lavora molto seriamente, ci ha permesso di fare operazioni anche con la Procura, come la chiusura di Vaiano Valle, un campo storico che noi abbiamo chiuso dopo 25 anni, che era stato anni e anni che avevamo ereditato. Ma allora bisogna andare mirati, perché non basta spostare il problema, ma bisogna andare a fondo, e anche sulle persone, soprattutto i giovani, perché negli arresti abbiamo arresti di persone tra i 16 e i 25 anni. Sì, giovanissimi. Non possiamo pensare che non cambino, dobbiamo aiutarli a cambiare. Assolutamente. Allora andiamo dal telespettatore, pronto? Buon pomeriggio, dottoressa. Buon pomeriggio, ben trovato. Sì, volevo chiedere a Granelli, lei nei 5 anni precedenti era assessore alla viabilità, giusto? Cioè alla mobilità, sì, certo. Adesso è assessore alla sicurezza. Esatto. Praticamente cambiando i termini del prodotto, il risultato non cambia. Questo non lo so, questo lo dice lei. Io so che Milano... No, questo lo si dice in politica di solito. Non lo so, non lo so, guardi, io le dico, noi... Non lo so lei cosa si riferisce, noi lavoriamo, io sono stato contento di essere riconfermato per la terza volta assessore. Ricordo un esponente della Lega a Milano che aveva a luglio detto che io non avrei più fatto l'assessore. No, in realtà l'aveva detto il sindaco, fino a prova contraria. No, forse avete qualche rapporto problematico con il sindaco, però poi siete riusciti a convincerlo sulla base di altro. Se avessi avuto un rapporto con il sindaco, forse non avrei lo sappiamo entrambi, dai, che ci sono dei rapporti un po' diversi tra i partiti. Ah, poi. Ho capito. Non allora, c'entra io nulla. Allora, prendo la palla al balzo, visto che ha parlato di mobilità e viabilità anche, per cambiare argomento, visto che ho la fortuna di avere tutti voi qua in studio, vorrei anche parlarvi di Area B, perché proseguono le polemiche, proseguono i sindaci che si stanno riunendo, raccolgono le firme i poliziotti, i cittadini, insomma è una misura che ancora fa parecchio discutere. Che cosa sta succedendo? Partirei da Piscina per poi seguire tutti gli altri. Beh, è una misura sbagliata, vessatoria. Noi abbiamo chiesto anche un incontro col sindaco per poter parlare, interloquire con lui, e non c'è stata possibilità di aprire un tavolo di confronto con quelli che sono i cittadini, le associazioni di categoria, la regione, i sindaci, i comuni dell'Interland. Ricordiamo che a Milano sono 45.000 solamente nella città di Milano, senza pensare a tutto quanto l'Interland, a tutta la regione, tra l'altro, le auto che circolano, che sono Euro 4, Euro 5 diesel, Euro 2 benzina. All'interno della regione Lombardia sono 400.000 che vengono colpite da questo provvedimento. Milano è la città più importante, e io questo lo rivendicherò sempre, perché sono fiero di essere milanese. È il centro di sviluppo economico della nostra regione e addirittura del nostro paese, perché da tutta Italia arrivano in auto all'interno della nostra città per svolgere attività che possono essere quelle legate al lavoro, alla salute, anche e soprattutto, perché sappiamo che arrivano da tutto il paese per curarsi all'interno della nostra città e della nostra regione. Imporre un provvedimento di questo tipo, anticipando oltretutto quelli che erano dei provvedimenti che erano già frutto di un accordo a livello anche addirittura europeo, in regione Lombardia, in Piemonte, in molte regioni d'Italia, all'interno del nostro paese, perché ricordiamolo, siamo anche stati condannati per carità dall'Unione Europea per via delle polveri sottili, ma anticipare è assolutamente vessatorio in un momento così difficile nel quale le persone non riescono a cambiare il proprio mezzo, con dei divieti assurdi, tra i quali tra l'altro quello di entrare in area C,
per Euro 4 Euro 5 diesel, che in pratica tu che devi entrare per andare alla San Giuseppe, che è un ospedale che c'è in pieno centro a Milano, in Sant'Ambrogio, non puoi più entrare in nessun modo, neanche pagando RC, neanche facendo Movin. È veramente assurdo. Allora, assessore Granelli, c'è chi ha detto che è una scelta che discrimina, che non riduce l'inquinamento, però se si va avanti ci saranno delle motivazioni. Queste motivazioni ad alcuni appaiono chiare, come al sindaco per esempio. Al sindaco, ma mi pare anche a molti altri. Noi giustamente 45.000 veicoli è un numero significativo, no? È tantissimo. Pensate che ogni giorno a Milano entrano 700.000 veicoli. Le proporzioni penso siano chiare, no? 45.000, certo, sono le auto che sono interessate da questi proventi, che sono milanesi, attenzione. Sì, certamente. Poi non sono tutti quelli che circolano, perché non prendiamo i dati così a caso. Molto meno. No, difatti sono 400.000. 45.000 sono le auto interessate al provvedimento, che poi qualcuna circola, qualcuno la tiene ferma perché usa fortunatamente il mezzo pubblico ed altro, perché fortunatamente a Milano per muoversi 2/3 dei cittadini usano il trasporto pubblico, la bicicletta ed altro, solo 1/3 l'auto, e siamo una delle città migliori a livello italiano e migliore a livello europeo. Ma lo dico, invece 700.000 sono quelle misurate dalle telecamere ogni giorno che entrano nella nostra città. Quindi, allora, il tema è quello. Il tema è fare in modo che questo numero così enorme di macchine, con dentro macchine che inquinano, e dobbiamo riuscire ad accelerare i processi per migliorare l'ambiente, perché è un problema di salute, e lo dicono i primari degli ospedali milanesi, non io, e il cambiamento climatico. Noi siamo in giro oggi in maniche corte, siamo nella seconda metà di ottobre e siamo in giro in maniche corte, non c'è acqua, l'agricoltura è in crisi, poi diciamo che queste cose toccano le famiglie, perché l'aumento del costo della verdura e della frutta dov'è? È legato a queste cose. Allora noi dobbiamo lavorare decisi, certo, con tutto, studiando, migliorando i provvedimenti, nulla è il massimo e il migliore di tutto, però dobbiamo agire con velocità, perché la situazione è questa: 700.000 auto che ogni giorno entrano in città. Fedrighini, lei che è anche ambientalista, c'è chi dice che Sala avrebbe dovuto intervenire sulle caldaie oltre che sulle macchine. Si interviene su tutto, ormai le caldaie a gasolio su Milano sono una quota risibile, e comunque, dato che già a settembre, quando notoriamente le caldaie sono spente, abbiamo avuto superamenti delle soglie previste dall'Unione Europea delle concentrazioni inquinate atmosferiche, è ovvio che il problema principale è il traffico privato, al quale poi certo nella stagione invernale si può aggiungere, ma il tema vero è il traffico privato, che riguarda un problema di salute, un problema di emissione inquinante e un problema anche di occupazione di spazio urbano, perché noi possiamo anche, io no, rassegnarci al fatto che per i prossimi decenni si litiga per un metro di pista ciclabile strappato alla sosta delle auto, ma finché non affrontiamo il problema vero, cioè che a Milano, a causa soprattutto di questa quota importante di veicoli che entrano, ben oltre mezzo milione ogni giorno a Milano, lo spazio urbano si riduce a uno spazio occupato da scatolette metalliche. Però deve essere chiara una cosa: la differenza tra area B rispetto ad area C, area C è la zona meglio servita diciamo d'Italia, credo, per quanto riguarda la rete di trasporto pubblico. In area C, dovunque tu ti trovi, a 300 metri è una formata di metro, bus o tram. Diverso aree che ha a che fare con uno dei peggiori servizi ferroviari in Europa, quello di Trenord e di Regione Lombardia, e che quindi deve muoversi necessariamente in auto. Allora, i provvedimenti che vanno presi riguardano la tutela della salute, ma devono avere come obiettivo la massima efficacia possibile. Noi adesso stiamo usando un parametro, gli ossidi di azoto che vengono emessi dai motori diesel. Io ho presentato un emendamento che è passato in consiglio, che cerca di sviluppare delle forme di convenienza attraverso anche una tariffazione di area B a condividere l'uso del mezzo dall'Interland verso Milano per i pendolari. Quello che ha detto prima l'assessore Granelli, 700.000 veicoli con a bordo però una persona in media. Allora, se noi incentiviamo l'implementazione, ma in tempi brevissimi, una forma di tariffazione esentando tutti i veicoli che entrano a Milano con almeno due persone a bordo, e l'assessore
Lei questa cosa la sta già sperimentando, ne ha avviato la sperimentazione per quanto riguarda le soste e sta funzionando. Noi senza fare una grande opera, un appalto, senza spendere soldi, possiamo potenzialmente dimezzare questo spaventoso numero di veicoli che entrano a Milano ogni giorno. Quindi andiamo avanti su questa strada con sempre maggiore coraggio. È una proposta concreta, adesso arrivo da te per sentire cosa ne pensi. Andiamo anche da casa, pronto? Granelli, volevo... posso dirgli un'altra cosa? È una telefonata sola puntata ai nostri, adesso io non so cosa è successo, è andata giù anche la comunicazione, una telefonata sola puntata, cari telespettatori, come direbbe Carreras, cari telespettatori. Allora, mi sono persa, dove eravamo? No, rispondo io direttamente, sì. Ma al di là che come Federighini sta bene, ma forse si sta candidando per le regionali, quindi vuole fare un po' di, come dire, prepararsi la strada. Ah sì, car sharing, ma... mi è venuto in mente. No, ma la tratta ferroviaria di Trenord, come ben sa, il 90% è di realtà RFI, quindi tutti i danni e ritardi che ci sono sulla tratta ferroviaria sono competenze di RFI, non di Trenord, questo vogliamo ricordarlo, per anni abbiamo chiesto di metterci mano a RFI, adesso che andremo al governo sicuramente lo chiederemo sempre più forte e riusciremo a ottenere sempre di meglio anche facendo alcune tratte, per esempio manca il quarto binario su una tratta andando verso Nord Milano che è assolutamente fondamentale, ma molto altro ancora dovrà essere fatto, però ricordiamoci che Trenord mette i treni, ok? La tratta ferroviaria è di RFI, questa distinzione è importante ed è giusto che i cittadini la sappiano al di là della demagogia che può essere fatta. Io non penso che ridurre quella che sono le strade inserendo dei restringimenti, sempre meno parcheggi, porti a un beneficio, tanto che adesso faccio un esempio su tutti, durante il lockdown il PM10 non è migliorato all'interno della città di Milano e questo è un dato oggettivo, nel momento in cui non circolavano più le macchine la situazione dell'inquinamento era tale e uguale, questo perché non è che è Milano che porta solo l'inquinamento, cioè o ci si mette d'accordo tutti quanti come aveva fatto la Regione Lombardia giustamente all'interno della regione e quindi della pianura padana in modo tale da prendere delle misure che siano insieme, tutti uniti, su un tema che sicuramente sta a cuore a tutti, ci mancherebbe altro, o altrimenti andando ognuno per i fatti suoi la cosa non si modifica, anzi riducendo quelle che sono le corsie, le strade, togliendo parcheggi, inserendo queste pseudo ciclabili che poi ciclabili non sono e che aumentano il traffico, perché di fatto basta andare a vedere in Viale Monza, giusto per fare un esempio, ma in molte altre località, in Porta Venezia, aumenta il traffico, aumenta lo smog, perché le auto sono ferme e continuano a inquinare, invece che ridurre le emissioni. Ecco, la politica che sta adottando il Comune di Milano, dal mio punto di vista, è totalmente sbagliata. È giusto andare tutti quanti insieme, nella stessa direzione, con la stessa tenendosi per mano, però non è giusto, soprattutto in questo momento, anticipare su auto di 5 anni fa, oltretutto, che oggettivamente inquinano questo, molto meno rispetto ad altri. Questo è chiaro. Allora, arrivo ancora da voi, pubblicità, tra poco. Rieccoci, allora, rieccoci in studio. Continuiamo sia a parlare della prosecuzione, della raccolta delle firme contro area B, area C e questo provvedimento che da una parte spinge a una maggior consapevolezza rispetto all'ecologia, alla transizione ecologica in una città servita come Milano, dall'altra però ha messo in crisi alcune categorie, per esempio i poliziotti che dicono di non poter fare il loro lavoro, i sindaci delle città dell'internet che trovano più difficoltoso l'ingresso in città. Continuiamo a parlarne con i nostri ospiti e con voi da casa. Sentiamo chi parla. Pronto? Tra l'altro ne approfitto allora per dirvi che rispetto alle emissioni fatte, non sono solo macchine, caldaie, ma tutto lo smog sopra, in particolare alle scuole. Notizia di oggi, tra l'altro c'è questa immagine che abbiamo provato a mettere sì, diciamo un link meccanico, chiamiamolo così, del Corriere della Sera, che era un po' quello, durante le elezioni si cercava, tu mettevi la via e ti trovavi candidati, adesso metti la via e ti trovi l'esposizione alle varie particelle e con quanto ti aumenta il tuo rischio di mortalità e di infarto. Qua dove siamo noi, questa zona è una zona viola, quindi c'è tutta una gradazione tra il verde, che praticamente immagino non ci sia a Milano, il giallo, poi l'arancio, il rosa, il viola. In questa zona l'esposizione cronica ci comporterebbe un aumento del rischio di mortalità del 16% e di infarto del 12%.
ci fa capire con maggiore consapevolezza questa impennata di smog. In particolare, guardando la zona di Milano, si capisce che è posizionata in alcune delle zone dove ci sono anche tante scuole. Piazzale Loreto è una delle zone più colpite. Che cosa può fare la politica con questi provvedimenti? Certo, servono provvedimenti strutturali, servono provvedimenti ad ampio raggio su tutta la pianura padana, su questo siamo d'accordo. Tra l'altro noi abbiamo lavorato insieme con altre città, servono politiche ambientali in generale. Prima si diceva le caldaie, noi abbiamo messo la scorsa consigliatura 30 milioni di euro di aiuti diretti del comune, oltre a quel, al sistema 110 ed altro, per i privati, per cambiare la caldaia, per coibentare meglio abbiamo tolto il gasolio da tutti gli uffici comunali, abbiamo deciso con ATM di comprare solo bus elettrici, oggi sono più di 300 quelli che vedete in strada ad emissioni zero, e questo quindi servono tante politiche. E anche la mobilità, prima si parlava di ciclabilità, con le altre città ad esempio noi abbiamo sperimentato il potenziamento della ciclabilità, devo dire, con Torino, Bologna, Genova. Genova non è amministrata dalla sinistra, ma ha fatto le stesse ciclabili che abbiamo fatto noi in Viale Monza, e devo dire, questo porta anche un po' più di ordine in strada. In Viale Monza sono diminuiti gli incidenti del 25%. Questo è un dato che dice, se riusciamo a ordinare meglio il traffico, lì c'era una sosta all'Isca di Pesce dove questo non era possibile, occupando mezzo marciapiede, tra l'altro gli incidenti anche mortali. Ecco, dobbiamo lavorare a tutto campo. Serve certamente anche cambiare alcuni nostri comportamenti. Le scuole, noi stiamo cercando di promuovere nella vicinanza delle scuole delle zone diciamo almeno negli orari di ingresso ed uscita siano libere delle auto. Questo per aiutare le famiglie ad andare a scuola a piedi senza incidenti e problemi davanti alle scuole, come qualche volta capita con quei parcheggi un po' così, però cercando anche di tutelare i giovani, perché poi quei dati dell'incidenza delle malattie, i medici primari ci dicono che colpiscono soprattutto o i più giovani, i bambini, o gli anziani, e quindi questa cosa ci preoccupa sensibilmente. Allora, Fedrighini, in tanti ci stanno anche però scrivendo dicendo: va bene l'ecologia, però noi dobbiamo mangiare, e se ci fate cambiare la macchina, se ci fate pesare, diciamo, questi provvedimenti, poi non ce la facciamo più. Certo, è perfettamente d'accordo. Cioè l'ecologia a volte, per riassumendo, passa un po' in secondo piano rispetto a delle esigenze primarie, è quasi un se lo devono poter permettere. Allora, premesso che le politiche per la mobilità sono una cosa e le politiche del welfare sono una cosa diversa, ma è vero che da questo punto di vista c'è un nervo scoperto, cioè un elemento che incide, ma proprio per questo io dico che occorre secondo me andare avanti, e voglio vedere se il centrodestra sarà d'accordo con questo tipo di misura, per come la vedo io. Dato che la priorità è agire non solo su un marcatore inquinante, gli ossidi di azoto, ma su tutti i marcatori inquinanti. Noi abbiamo avuto, Area C ha dimezzato la quota di black carbon che viene prodotto dai veicoli diesel, dimezzando il rischio di salute per chi si muove all'interno di quella zona centrale rispetto a prima. Allora, ci sono tanti marcatori, il PM10 e questa sorta di aerosol che può contenere di tutto, sostanze inquinanti che noi inaliamo nelle 10-12 ore al giorno in cui viviamo e camminiamo in città. Noi abbiamo le medie giornaliere che ci sono date il giorno dopo, ma quello che è importante e che è grave è ciò che inaliamo al momento. Allora, la cosa fondamentale, ripeto, la priorità non è colpire solo questa o quella categoria di euro, perché mi rendo benissimo conto che chi ha comprato l'auto 5 anni fa adesso doverla ricomprare. E poi soprattutto la domanda è: quanto incide in termini generali questo? Allora io credo che occorra andare avanti nella strada che si è intrapresa con coraggio. Nessuna di queste misure è facile e vanno prese subito, perché sono misure sicuramente all'inizio impopolari, come all'inizio era impopolare Area C, e poi adesso invece si è visto che funziona, e Milano è portata come modello ad esempio a livello mondiale per questo tipo di misura. Lo stesso va fatto in Area B, andando a fare incentivi però a utilizzare il carpooling, la condivisione dell'auto, perché io so perfettamente che un pendolare, ripeto e confermo quanto ha detto prima Piscina,
Trenord è responsabile dell'acquisto dei treni, è esattamente quello che manca. Sono acquistati, allora noi treni. Nell'attesa di avere una struttura di paese civile, anche idrogeno, dobbiamo cercare di promuovere tutta una serie di misure, e il carpooling attraverso una tariffazione di ARB può essere una di queste misure. Voglio fare un solo esempio concreto che è pubblico, però magari qualcuno ogni tanto se lo dimentica. Milano e Monaco di Baviera hanno più o meno la stessa quota di pendolari ogni giorno, solo che a Monaco Monaco ha due linee ferroviarie in meno, ne ha 12 invece delle 14 che ha Milano, solo che Milano ne trasporta ogni giorno 300.000 e Monaco 1.000.000. Servono i treni, consigliere Piscina, serve acquistare treni e programmi di esercizio, meno dirigenti in Trenord, più treni acquistati per i pendolari. Che è quello che in realtà Trenord sta facendo da diverso tempo, alcuni sono già arrivati, altri stanno arrivando, oltretutto anche quelli a idrogeno addirittura, che sono delle novità assolute a livello, come dire, sicuramente italiano. Però è quello che continuiamo a fare. Dopodiché, però, attenzione, ci vuole la sicurezza, però. Ci vuole la sicurezza, assolutamente sì, a prescindere da ogni cosa. Però attenzione, dopodiché sulle tratte, se le tratte sono quelle, passa un tot di treni al minuto e non possono essercene di più, non è che Regione Lombardia si può inventare di mettere 10 treni uno dietro l'altro quando il RFI ti dice no, non è possibile perché noi abbiamo i nostri treni che passano. Attenzione, perché poi è molto facile parlare, dopodiché però si danno delle colpe a Regione che Regione non ha. Ci sono delle tratte che sicuramente sono vecchie, vanno rifatte, ci vogliono delle infrastrutture, degli investimenti a livello statale che sono assolutamente fondamentali, soprattutto all'interno della nostra regione, ma ci sono delle aree che sono anche sprovviste di collegamenti di alta velocità, ricordiamocelo, nel nostro paese, quindi mi rendo conto di tutto, la necessità di investire in tutto quanto il paese. Nello stesso momento vi posso dire che anche sopra le scuole, al di là del fatto che, vabbè, dalla cartina che abbiamo visto prima, mi sembra che tutte le arterie principali siano comunque soggette, sì, a quelle violetto lì, e mi sembra anche una cosa, come dire, abbastanza normale, perché dove circolano le auto lo smog c'è e non possiamo assolutamente nasconderci. Detto tra l'altro che produrre batterie elettriche, quindi le auto elettriche, inquina di più, come dimostrato da numerosi studiosi. Produrle sì, inquina di più, purtroppo è così, mi spiace, io ho un'auto ibrida, l'ho presa apposta, ibrida plug-in, però produrle inquina di più, non c'è niente da fare. Detto questo, sicuramente non permettere neanche ai cittadini di poter parcheggiare fuori da scuola e farli girare di continuo vuol dire produrre più smog, non produrne di meno. Quindi si sta facendo un ragionamento che dal mio punto di vista è completamente opposto rispetto a quello che andrebbe fatto. Allora, adesso... anche perché quello che i cittadini fanno lo continueranno a fare. Chi arriva da Corvetto e deve arrivare fino a in Bovisa per andare a prendere i bambini a scuola in tempo non può farlo con i mezzi pubblici, parliamoci chiaramente, perché non ci arriva mai. Allora, tra l'altro è proprio, continuano a rimbalzare sui siti le notizie della protesta stamattina davanti al comune, anche dei sindacati di polizia. Steffi, aggiungo solo una cosa, sì. È vero che ci vogliono treni, ci vogliono anche tratte della metropolitana in più a Milano, che vadano anche fuori dalla città, perché a Milano non viene progettata una tratta nuova di metropolitana dai tempi della Moratti. Ricordiamoci, falso. Marco, progetti nuovi di tratte nuove, di tratte nuove, di metropolitane, sì, nuove in città non ci sono. No, non è vero. La metropolitana 6, a Milano, sto parlando di Milano. No, sto parlando di Milano, al di là dei finanziamenti governativi e, no, e regionali. A i soldi e messo... Sì, la Regione Lombardia è andata a prendere i soldi. Bravissima Regione Lombardia per fare la tratta fino a Monza. Ok, ottimo. Sì, perché l'ha stanziato il governo ed è stato presentato un emendamento da Iari Colla quando era in Parlamento. C'è l'emendamento approvato a bilancio, quindi diciamo le cose come stanno. Sì, va bene. Però al di là del fatto di fare una tratta solamente fino a Monza, Milano, che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? La M6 è stata fatta? La Circle Line, che da tanti anni deve essere fatta, dov'è finita? Nessuna progettazione. Allora, parliamoci chiaramente, Milano ha bisogno di metropolitane che arrivino nelle periferie, arrivino al di fuori della città. Sentiamo, questa è la cosa. Questo qui è un metodo giusto per fare una riforma anche ecologica all'interno della città. In questi 6 anni abbiamo portato a casa 3 miliardi di euro sulle nuove tratte di metropolitana e metrotranvie. Abbiamo progettato la M5 da Milano fino a Monza, che vogliono dire più di 11 km metropolitana. Il prolungamento della 1 che porti a Baggio, Olmi e alle porte di Milano a Settimo. Abbiamo riattivato i lavori che erano fermi quando siamo arrivati, per portare la 1 fino oltre Sesto, e andare, era ferma.
M4, mentre lavoriamo per M4 abbiamo fatto il prolungamento di M4, perché il progetto che era stato fatto non da noi del tracciato da Albertini prevedeva di finire a Linate. Noi invece abbiamo fatto il progetto e recuperato i soldi, perché poi fai i progetti e neanche quella tratta avete aperto. No, abbiamo fatto il progetto per andare fino a Segrate e collegarla con l'alta velocità, proprio per superare quel problema che dicevi, perché se colleghiamo le porte dell'alta velocità tenendo fuori come Rogoredo, Rho e anche dall'est, devo chiudere. Questo serve a diminuire i treni in città. È una discussione bellissima sulla quale potremo ovviamente andare avanti, anzi andremo avanti a parlarne, ma non ora perché devo salutarvi. Grazie a Marco Granelli, assessore sicurezza Milano, per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Samuele Piscina, consigliere comunale per la Lega. Grazie a voi. In collegamento giornata. Nella natura, Enrico Ferdrighini, consigliere comunale, Beppe Sala, sindaco ambientalista. A Milano ci sono già ulteriori 12 linee su ferro che arrivano, si chiamano le linee S e sono gestite dalle Nord. Servono non treni. Tutte. Queste entrano, si aggiungono alle linee metropolitane di Milanesi, sono ferroviarie, ma serve acquistare treni. Grazie Fedigrini. Un saluto a tutti, molto ci vediamo alle 18 quelle, con Pronto Telenova. Grazie per averci seguito.